credo che hanno avuto del coraggio gli organizzatori a scegliere questo tema, apparenza e realtà, perché siamo tutti presi dal tempo presente, dai problemi del tempo presente. Oh. Parla sempre a qualcuno, se parla con lui o no. Ne siamo presi dai problemi del presente e penso che tutti facciamo fatica a sforzarci di lasciare da parte questi problemi per pensare ad apparenza e realtà, uno dei temi più tecnici, quindi in qualche modo più difficili. Io spero di sciogliere un po' questa difficoltà del tema, aggravata dal fatto che quando l'amico di Francesco mi propose di venire, diedi un titolo ancora più sibillino, cioè l'isolamento della terra. E però vorrei premettere due osservazioni, un paio di osservazioni a quanto dirò. Che l'attualità è certo ciò che conta, anche se oggi abbiamo imparato a dire ai politici che non devono guardare l'immediatezza, perché altrimenti stando col naso contro il muro non si sa dove si va a finire. E questo lo si incomincia a capire anche da parte dei commentatori, opinionisti che oggi si fanno sentire. L'immediatezza però ha la capacità di portarci verso questo strano argomento che indichiamo con l'espressione di apparenza e realtà, perché l'immediatezza, l'attualità, cioè il tempo presente, sì, è di carattere politico, è di carattere economico, però penso che tutti possiamo essere d'accordo sulla circostanza che sul pianeta oggi, è un tema al quale faccio spesso riferimento, sul pianeta oggi emerge la strapotenza e la dominazione della tecnica. E mi proporrei di far vedere come questa dominazione così apparentemente lontana dal tema apparenza e realtà, e questa dominazione sia invece in qualche modo la tappa conclusiva del discorso che farò. Accennavo anche alla stranezza del titolo e in qualche modo, chiedendo scusa a loro, non parlerò dell'isolamento della terra, ma parlerò stando all'interno dell'isolamento della terra. E perché questa stranezza? L'isolamento della terra vuol dire la terra isolata dalla verità. E sto dicendo, non guarderò primariamente in faccia l'isolamento della terra, ma inviterò loro a mettersi all'interno dell'isolamento della terra. Perché? Ma perché parlerò di ciò che tutti, su cui tutti più o meno sono d'accordo. E l'accordo si riferisce appunto al tratto dominante di ciò che chiamo isolamento della terra dalla verità. Quindi mi permettono di ripetere, per dare senso al mio discorso, non si guarda in faccia il senso ultimo dell'isolamento, ma ci si mantiene all'interno di esso perché, lo dirò subito di che cosa si tratta, stando all'interno dell'isolamento ci imbattiamo in una figura, in un qualche cosa sul quale tutti conveniamo. Diciamolo subito di che cosa si tratta. E tutti siamo convinti che le cose della terra, le cose sono, in latino dice res cosa, e quando si parla di realismo si allude appunto ci si riferisce all'essere cosa della cosa. Ebbene, siamo tutti convinti
che le cose della terra si trasformano, trasformano. E credo che a questo punto tutti loro potranno dire, ma sì, ti stai dicendo delle cose ovvie, certo, delle cose che sono considerate però nella cultura non solo filosofica, ma anche scientifica, anche letteraria, anche religiosa, qualsiasi forma di cultura, giuridica, economica, eccetera, eccetera, sono considerate come ovvie, ma anche assolutamente evidenti. Il mondo si trasforma. E qui potremmo citare tutte le teogonie, le cosmogonie che raccontano in illo tempore la trasformazione del mondo, e prima di questa trasformazione la trasformazione che conduce all'esistenza stessa degli dèi. Pensiamo ad Esiodo, la teogonia. La teogonia vuol dire la trasformazione dal caos in cosmo. E poi tutte le varie forme di trasformazione senza di cui noi non vivremmo. Questo concetto di trasformazione implica un altro concetto, e cioè la persuasione che noi siamo capaci di trasformare il mondo, cioè la persuasione che la volontà nostra è capace di trasformare le cose. La volontà. E anche qui ci troviamo di fronte al concetto, anzi qui ci troviamo di fronte al concetto centrale. E per quanto riguarda il senso del tema apparenza e realtà, si può dire che oggi ovunque domina l'atteggiamento realistico, per cui ovunque, dico, perfino nel senso comune, nell'atteggiamento comune dell'uomo, per cui si è convinti che le cose, la realtà, esista indipendentemente dall'uomo che la conosce. Mi viene in mente, sì, potrebbero venire in mente quantità di filosofi, ma mi viene in mente, per dire l'estensione di questo concetto, Max Planck, il grande fisico tedesco, il quale diceva appunto che al fondamento della fisica sta la convinzione che il mondo esiste indipendentemente dalla conoscenza e che la nostra conoscenza non coglie immediatamente la struttura del mondo. Ma al di sotto di queste possono sembrare astrazioni, c'è qualcosa di molto decisivo per il nostro vivere, perché noi viviamo solo se la nostra volontà riesce a trasformare le cose che ci stanno attorno. E qui le scienze dell'antichità, le scienze che ci possono tempi più antichi dell'esistenza dell'uomo, e ci dicono cose molto interessanti, e ci parlano appunto del rapporto tra l'uomo e gli dèi. Ma accanto a questo riferimento dell'uomo arcaico agli dèi, c'è anche la nostra esperienza di persone, il nostro volere in quanto siamo noi stessi, e cioè che noi cominciamo a vivere quando apriamo un varco, e un varco nell'ostacolo che incominciamo a incontrare, e ci imbattiamo qualche cosa che sopraggiunge, come la voce materna, il seno materno, l'ambiente familiare, i suoni, i colori,
vorrei invitare a stabilire, a tener conto di questo rapporto che c'è tra la nostra volontà particolare e l'atteggiamento arcaico dell'uomo. Per dire che cosa? E innanzitutto ripetiamo, noi viviamo solo se riusciamo a trasformare il luogo in cui ci troviamo. Se non riusciamo a trasformarlo, è come se ci mancasse il respiro. Non possiamo nemmeno riproporci di trasformarlo. Dobbiamo farci largo nella barriera di fronte alla quale inizialmente ci troviamo quando incominciamo a volere. Volere e non ottenere nulla significa morire. Ma io ho introdotto delle parole che meritano una approfondita attenzione. Ho parlato di barriera. Noi incominciamo a volere. Se la volontà ottenesse subito tutto ciò che vuole, sarebbe una volontà che noi non riconosceremmo come nostra. Proprio perché volendo noi crediamo di poter trasformare il mondo, proprio per questo è necessario che dapprima il mondo stia dinanzi come non trasformabile. Noi vogliamo trasformarlo, ma se immediatamente ottenessimo tutto, non avremmo a che fare con la volontà che ci costituisce. Noi crediamo sì di poter trasformare il mondo, ma proprio per questo ci imbattiamo da prima in un ostacolo, in una barriera. E una barriera che per l'uomo arcaico è ciò che, se si irrigidisce, rende impossibile il respiro della vita. Cioè, se la barriera non si lascia superare ma si presenta come un che di inflessibile, e allora la volontà si schiaccia contro questo muro inflessibile e non vive più. Ripeto, noi viviamo se in qualche modo, per esempio, continuiamo a pensare, a volere, crediamo di ottenere, crediamo di non ottenere, ma se la barriera che inizialmente l'uomo arcaico si trova di fronte è assolutamente inflessibile, l'uomo muore. Ricordiamoci che Rudolf Otto, grande storico e cultore del problema religioso, usa queste due parole per indicare la barriera, il tremendum e il fascinans. Il tremendo e l'affascinante. Allora, da capo, noi vogliamo trasformare e trasformarci, perché nel trasformare c'è anche il trasformarci. Noi vogliamo, ma se dapprima la barriera è rigida, l'inflessibile non si lascia flettere, non viviamo più. E questo è il tremendum dell'ostacolo originario che l'uomo si trova dinanzi, la resistenza che ben presto viene chiamata con la parola sacro. Il sacro è dapprima il tremendo contro il quale l'uomo sbatte la testa e rispetto al quale, d'altra parte, deve farsi largo per poter vivere, cioè per poter ottenere qualcosa di ciò che vuole. E quindi la barriera, l'inflessibile, è insieme il tremendo, ma anche il fascino. C'è una quantità di miti arcaici che parlano di questa situazione originaria in cui l'uomo
o è ucciso dal sacro, dal Dio. Ucciso nel senso che il Dio non lo lascia respirare, oppure vivere, oppure l'uomo vive ma a condizione di sfondare la barriera, l'inflessibile, e quindi di squartare il sacro e Dio. Lo squartamento del Dio, l'uccisione del Dio, è la condizione per la quale l'uomo viva. E ripeto, una quantità di miti che vanno dal Pacifico al Medio Oriente parlano della morte creatrice del Dio. Se pensiamo per esempio a Osiride o a Prajapati in India, o Dionisio, o Cristo. Ecco, anche Cristo quando muore rigenera il mondo e in qualche modo riproduce la creazione del mondo, rende possibile la vita autentica dell'uomo. E in tutti questi casi il mondo fiorisce, nasce, è creato, è prodotto, perché c'è la capacità da parte della volontà di squartare, frantumare, penetrare, dividere, abbattere la barriera inflessibile contro la quale, dicevamo da prima, la volontà urta. Questa inflessibilità, cioè l'ostacolo che da prima il volere si trova dinanzi, è la matrice di ciò che poi sarà chiamato realismo. Perché che cosa ci fa pensare che la realtà esiste indipendentemente da noi? Ma appunto perché la nostra volontà non riesce a ottenere immediatamente tutto ciò che vuole. E non è un caso che Freud parlasse dell'onnipotenza dei pensieri, del pensiero da parte delle popolazioni arcaiche. E cioè nel tempo in cui è indecisa la sorte dell'umano, perché da un lato è frenato dall'inflessibile, dall'altro lato cerca l'umano di flettere l'inflessibile, e in quella situazione Freud, che non pensa certo nei termini che stiamo proponendo qui ora, e d'altra parte rileva che l'uomo arcaico crede di soddisfare la propria volontà, crede di ottenere pensando, illudendosi di aver ottenuto. Per questo che Freud parla di onnipotenza del pensiero, cioè non riuscendo a sfondare realmente la barriera, non riuscendo a vincere la resistenza, l'uomo arcaico si illude di averla oltrepassata, ed è chiaro che l'illusione non può durare, perché a un certo momento la legge dei conti si impone e incomincia la vicenda in cui l'uomo incomincia a uccidere Dio, cioè se da prima il sacro, cioè se da prima è il Dio che, mantenendo la propria inflessibilità, uccide l'uomo, poi è l'uomo che per vivere è costretto a uccidere Dio. Ripeto, anche qui il paradigma è in grado di catturare tutta la dimensione cristologica. L'uomo si salva perché in questo caso Dio decide di realizzare lui quello che Adamo tentava impropriamente di realizzare. Adamo intende essere come Dio, eritis sicut di, dice il serpente, se mangerete il frutto proibito. Il che vuol dire che mangiare il frutto proibito, se mangiandolo si è come Dio, vuol dire che si mangia Dio, che è un ulteriore esempio della frantumazione, dello squartamento di cui parlavo prima.
c'è un'ostilità reciproca tra il Dio inflessibile e l'uomo che vuole vivere. Ostilità reciproca. Se seguiamo questo discorso vedremo che da ultimo è l'uomo a vincere. Oggi si dice, anzi spesso lo si dice senza capire la terribilità di ciò che si dice che Dio è morto. Ma Dio incomincia a morire non dal tempo in cui lo afferma Nietzsche, le persone di Nietzsche, ma incomincia a morire da quando l'uomo incomincia a vivere. E qui abbiamo parlato della resistenza rispetto alla quale l'uomo, vedendosi così ostacolato, pensa che dunque ci sia qualcosa su cui egli non ha potenza e quindi qualcosa che esiste indipendentemente dall'agire e tantomeno dalla riflessione conoscitiva dell'uomo. La matrice del realismo è l'ostacolo che la volontà si trova di fronte. Ma poi questo quadro si intensifica quando la filosofia, con una ventata terrificante, spinge via il mito e impone il proprio concetto di verità. Lo impone però mantenendo il tratto fondamentale del mito, che è quel concetto a cui facevo riferimento prima quando dicevo tutti siamo convinti che il mondo si trasforma, che le cose diventano altro. Quale maggior diventare altro che la situazione in cui l'uomo sfonda la barriera, e cioè fa diventare altro, flette, questa è l'espressione che avevo usato prima, flette l'inflessibile. E quando si va avanti, e questo che non esito a chiamare l'evento decisivo della storia dell'uomo, cioè il pensiero filosofico, e allora il diventa l'altro acquista la trasformazione, acquista un'intensità particolare. E perché? Nella situazione mitica potremmo dire la realtà è la barriera, l'ostacolo, l'inflessibile. L'apparenza è il credere di averlo superato, l'illudersi di averlo superato. Se non che si può obiettare, e l'obiezione costituisce l'alone dell'avvento del pensiero filosofico, si può obiettare. Certo, l'apparenza, il sogno, non è la realtà, non è la veglia, però il sogno non è nulla. Quindi è a sua volta una realtà. E allora perché, dal punto di vista del sogno, non chiamare apparenza la veglia, quando la veglia, dal proprio punto di vista, chiama apparenza il sogno? Sono due realtà. L'apparenza non è nulla, è un qualche cosa che copre, che nasconde la realtà. Ma se la copre e non nasconde, non è un nulla, è un qualche cosa, è una realtà. E allora da capo, perché privilegiare la realtà veglia rispetto alla realtà sogno? O anche perché privilegiare la realtà rispetto all'apparenza? Ed è qui che il pensiero filologico introduce quel concetto col quale farà i conti tutta la cultura successiva, ma non solo la cultura, tutte le opere. E innanzitutto le opere dell'Occidente, che ormai sono le opere del pianeta.
la realtà, rispetto all'apparenza, può avere il diritto di prevalere sull'obiezione che l'apparenza le fa, quella ricordata prima, e cioè quella in cui l'apparenza dice anch'io sono realtà, perché privilegiare la veglia rispetto al sonno? E la filosofia giustifica questo privilegio della cosiddetta realtà mettendo in campo il concetto di verità. Cioè, non basta essere realtà per avere il diritto di legiferare sull'apparenza e per avere il diritto di prevalere sull'apparenza. Bisogna che la realtà sia vera realtà, vera. Questa è una di quelle parole che abbiamo sempre sulla bocca, ma che quanto più abbiamo sulla bocca, tanto più il suo significato si allontana e diventa problematico. E però tutto il grande inizio del pensiero filosofico che in Nietzsche contiene tutto il suo sviluppo ci dice che cos'è la verità, che cosa intende per verità. E intende la capacità di un sapere di imporsi su ogni altro sapere. Verità è la capacità di dire qualcosa che non può essere negato né da alcun tempo passato, presente o futuro, né da alcun Dio, tantomeno da alcuna trasformazione umana. Amo sottolineare, quando richiamo questa tematica, che i greci introducono una parola che già dal punto di vista glossologico è estremamente chiarificante, la parola episteme. Epi sopra, stemi, cioè il soprastante. Episteme vuol dire un sapere che non può essere in alcun modo negato. Aristotele dice: non è possibile che stia altrimenti. Uc endegetai allos eche. Non è possibile alcuna negazione di esso. Questa è la verità intesa come incontrovertibilità, quando oggi la nostra cultura, anche scientifica, e anzi questo è l'esempio princeps, quando la scienza dice io sono un sapere ipotetico probabilistico, statistico probabilistico, ormai la scienza, persino la matematica, riconosce il proprio carattere ipotetico. Quando la scienza dice questo, che cosa dice? Dice io non sono quella verità incontrovertibile, anche se la scienza può ignorare il riferimento storico diretto, ma dice io non sono quella verità incontrovertibile che la tradizione culturale dell'Occidente credeva possibile. Io non sono l'incontrovertibile. Ma perché la scienza pronunci queste parole, bisogna che abbia senso la parola incontrovertibile, bisogna che sia stata portata alla luce da qualcuno. I greci, il popolo greco è appunto il popolo che ha portato alla luce il senso dell'incontrovertibile. Quando oggi si parla di ipotesi, di supposizioni, di verità scientifica come verità falsificabile, e si ha costantemente in vista come orizzonte ultimo, nell'atteggiamento attuale, l'impossibilità di raggiungere quella verità il cui senso era stato evocato dal pensiero greco. E si intenda, non sto dicendo il contenuto concreto della verità, ma sto parlando del senso dell'essere vero. Vediamo se riesco a spiegarmi. L'astronomia è una scienza, ma se non siamo capaci di guardare il cielo, questa scienza è impossibile.
Allora, il senso della verità è l'iniziale dischiudersi del cielo, il senso della verità. Poi interverrà il lungo lavorio non ancora terminato e probabilmente destinato a protrarsi, il lungo lavorio in cui, guardando il cielo, si determina la posizione delle stelle, e cioè si dice in che cosa consiste la verità. Ma intendo dire che ancora più importante di sapere in che cosa la verità consiste è il fondamento di questa domanda, e cioè è il senso dell'incontrovertibile. Ebbene, che cosa c'entra questo col discorso dell'inflessibile, della flessione dell'inflessibile, del realismo, dell'apparenza? C'entra. Perché ora l'inflessibile acquista un carattere che l'inflessibile mitico era ben lontano, era infinitamente lontano dal possedere. Perché la verità, proprio per quello che dicevamo prima, che non può essere in alcun modo negata, e si pone come l'inflessibilità assoluta. Tommaso, ma esprimendo una convinzione che risale ai greci, diceva: veritas est potentia. Quale maggior potenza di ciò che non può essere in alcun modo negato, manomesso, modificato, alterato, abbattuto, esso che è l'epistemonicon, il sovrastante, è l'inflessibilità assoluta. E questo, se teniamo presente quello che dicevamo prima, che dal punto di vista della volontà, l'inflessibile costituisce il senso della realtà. E allora la realtà autentica è quella, come dicevamo prima, che non è semplice realtà, ma è la vera realtà. E la vera realtà è ciò che non può essere in alcun modo smembrato, squartato dalla volontà che vuole vivere. Incomincia la grande vicenda del pensiero filosofico-scientifico, ma quindi anche religioso. La storia dell'episteme, dove il quadro è costituito da un lato dall'inflessibilità assoluta della verità, che ben presto capisce che il proprio contenuto fondamentale è l'inflessibile divino, il Dio immutabile. E dall'altro lato questo Dio immutabile diventa il padrone, il signore della realtà diveniente, il signore del trasformarsi delle cose. Realtà significa appunto vera realtà. Io vorrei provare ad accennare a loro a un tratto che è un po' più complesso dal punto di vista concettuale, ma che a questo punto si impone, perché appunto il tema, per questo parlavo prima del coraggio degli organizzatori, il tema ci invita a parlare di, e credo di aver parlato, del rapporto tra realtà e apparenza. Ebbene, se teniamo fermo il punto al quale siamo arrivati, che l'episteme apre la dimensione dell'incontrovertibile, e ciò che sta è il rapporto tra l'inflessibile assoluto Dio, che lascia, ha ormai lasciato qualche spazio all'uomo. L'uomo può vivere perché si afferma una certa differenza tra il Dio e l'uomo. Considero il frammento di Anassimandro, l'unico che ci è rimasto, come quello in cui in sostanza è contenuta tutta la tradizione filosofica, filosofico-scientifica. E dice questo frammento più o meno: da dove
le cose sono generate, ivi sono destinate a ritornare con necessità. Da dove provengono, lì sono destinate a ritornare con necessità. Infatti pagano, è sempre il frammento più o meno parafrasato nella mia abborracciata traduzione, infatti con la seconda parte del frammento dice: le cose pagano il fio e la pena dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. Cioè, l'ingiustizia è il loro essere uscite da Dio e vivono proprio in quanto sono uscite dal luogo che le genera o dal luogo in cui, qui è una grandiosa ambiguità, da cui le cose si strappano. Per vivere devono strapparsi dal Dio inflessibile, e questo strapparsi è l'altra faccia di ciò che prima chiamavamo squartamento. Nassimandro, che ha davanti la differenza tra il pensiero filosofico e il pensiero mitico, dice appunto adichia, l'ingiustizia e il loro essersi separate da ciò che Nassimandro stesso chiama arché, principio, zeion, divino. L'ingiustizia è l'essersi separate dalle cose, dal Dio, e pagano la pena di questa ingiustizia e facendo ritorno là da dove sono uscite, facendo ritorno secondo l'ordine del tempo. Perché a un certo momento è chiaro che l'uomo per vivere deve uccidere in qualche modo Dio, ma si rende conto del prezzo l'uomo che uccidere definitivamente Dio significa uccidere il fascinans, cioè ciò che smembrandosi produce il mondo, per cui i minerali, i vegetali, le piante, gli animali, le stelle, sono le membra di Dio. E qui i miti confermano questo concetto mitico. E infatti la volontà può ottenere ciò che vuole, e solo se vuole le parti del Dio, perché il blocco non può essere ottenuto. Se noi vivessimo con gli occhi che hanno davanti soltanto un blocco infrangibile, poniamo, di cristallo, e non ci fosse altro, e appunto vorremmo e i nostri occhi si chiuderebbero. Per ottenere bisogna che noi stendiamo la mano su cose particolari, su parti, ma sono le parti ottenute dallo smembramento del tutto. E questo smembramento che Anassimandro chiama ingiustizia, la grande figura del sacrificio, tra una rilevanza decisiva nel pensiero religioso, sia arcaico sia attuale. Il sacrificio è la coscienza di dover restituire al Dio quella forza che l'uomo ha dovuto togliere al Dio per poter vivere. Allora, il sacrificio è la restituzione di ciò che è dovuto al Dio. E Anassimandro dice appunto: pagano il fio dell'ingiustizia ritornando là dove esse provengono. Ecco, per Anassimandro è il morire delle cose e ritornare là da dove provengono. Per il cristianesimo il debito che l'uomo ha verso Dio è così grande che è Dio stesso a doversi sacrificare, perché nessun sacrificio umano è sufficiente
a riparare lo squartamento originario che l'uomo per voler vivere ha determinato. Allora dicevo prima che questo quadro dove il diventare delle cose ha una forza ecartica decisiva, dicevo prima che il diventare delle cose, questo era l'invito a entrare in una dimensione un po' più complessa dal punto di vista concettuale, il diventare delle cose si disloca lungo la storia del pensiero filosofico in una serie di atteggiamenti. Mi chiarisco subito quello che intendo dire. L'uomo arcaico è quello che è convinto che la barriera costituisce la realtà, l'ostacolo, la resistenza alla realtà, indipendente dal pensiero. Però quando la filosofia episteme si fa innanzi, e allora l'ostacolo deve essere superato in un modo più radicale. Da un lato c'è il pensiero umano e la realtà indipendente dal pensiero. Però quando l'episteme, sto dicendo, si fa innanzi, è convinta che la realtà che essa episteme svela si presenti all'interno dell'episteme così come essa è in se stessa. Potremmo dire, per semplificare, l'atteggiamento filosofico originario, che poi permane anche nella scienza contemporanea, se ci ricordiamo della citazione di Max Planck, l'atteggiamento dell'uomo originario si ripresenta all'interno dell'episteme e ci si convince che il pensiero pensa, quando è epistemico, avanti pensa la realtà così come essa è in se stessa. Ma è la realtà in se stessa e insieme indipendente dal pensiero. Allora ecco, certo sono grandi temi, è come un po' voler richiamare la teoria della relatività in proprio quattro. Ecco che si fa innanzi a questo punto il pensiero moderno. E ha perfettamente ragione a dire che Cartesio è il padre della filosofia moderna, perché tentando di chiarire la posizione nuova dell'episteme nella filosofia moderna, e la novità sta in questo, che riflettendo sulla circostanza che la realtà è indipendente dal pensiero, e allora sarebbe interessante se potessimo dialogare e sentire i loro sì, no, ma se mai lo faremo dopo. Se la realtà è indipendente dal pensiero, allora questa realtà che abbiamo davanti, il teatro, Monza, l'Italia, le stelle, il passato, il presente, questa realtà che pensiamo, è nel suo essere pensata la realtà indipendente dal pensiero? Qui la grandezza di Cartesio sta nel mettere in luce che se le cose, le res, la realtà, è indipendente dal pensiero, e allora ciò che pensiamo, il pensato, Cartesio lo chiama il cogitatum, questo che pensiamo non è la realtà indipendente dal pensiero, ma è appunto il contenuto del pensiero, è il pensiero, questa esperienza che abbiamo dinanzi.
allora sorge il problema dove ci si chiede, ma questo che abbiamo dinanzi, il cogitato, in che misura nasconde la realtà che esiste indipendentemente dal pensiero? Questa è una formidabile domanda che Cartesio, e poi la filosofia moderna, che Cartesio può fare, solo in quanto si rende conto che ciò che, ripeto, che ciò che pensiamo non può essere, ripeto, non può essere la realtà in quanto indipendente dal pensiero. Quindi non ci si deve meravigliare se la filosofia moderna chiama idea questa realtà e la chiama cogitato. E allora, se c'è questa domanda, in che misura ciò che pensiamo, il cogitato, corrisponde alla realtà come è in se stessa, Planck non fa che ricalcare una laboriosa esperienza filosofica. Se la realtà che, in cui viviamo, che sperimentiamo, che questa pensata non può essere, ripeto per la seconda volta, la realtà indipendente dal pensiero, e allora è possibile che essa sia l'apparenza che nasconde la realtà. E allora il problema è come raggiungere la realtà partendo dall'apparenza, cioè da quello che Cartesio chiama il cogito. Se da prima c'è un'identità tra pensiero e essere, pensiero e realtà, ma quando faccio questo gesto, il gesto è sbagliato, perché il gesto indica qualche cosa che sta davanti, quindi non indica quella realtà che sta al di là di ogni gesto. E la realtà che sta al di là di ogni gesto è appunto il non indicabile. Il gesto è un tentativo di far capire quello che le parole provano a far capire. Ecco, se da prima il contenuto del pensiero è la realtà, e quindi c'è un'identità tra la certezza umana e la verità, la realtà come verità, allora con la filosofia moderna ci si incomincia a chiedere, si comincia a porre un'opposizione iniziale tra cogitato, apparenza, a possibile apparenza rispetto alla realtà. Qui non esemplifichiamo perché non la finiremo più. Sottolineiamo soltanto il fatto che la filosofia moderna fino a Kant, ma questi tratti che continuiamo a chiamare filosofia sono ciò senza di cui il sapere scientifico non avrebbe significato, e questa è una delle proposizioni più importanti che vorrei sottolineare. E allora, se la situazione della filosofia moderna fino a Kant è quella in cui si tenta di gettare un ponte che mostri fino a che punto il cogitatum, questo nostro mondo delle idee, per questo tavolo è un'idea, per quello che dicevamo prima, le stelle sono un'idea, la sale è un'idea, tu sei un'idea, io sono un'idea, e fino a che punto l'idea corrisponde alla realtà. Fino a Kant si crede di poter rispondere a questa domanda. E Kant mostra che il ponte che si dovrebbe gettare dal cogitatum alla realtà non potrà mai essere costruito, perché è un ponte che non è costituito da un camminare coi piedi o con le gambe, ma è un ponte pensato. E Cartesio ritiene che si deve liberare innanzitutto dall'ipotesi possibile di un demone che ci inganni
e che ci faccia sembrare evidente ciò che invece non ha alcuna corrispondenza con le cose come sono in se stesse. Quindi liberarsi dalla possibilità del demone maligno è possibile solo se esiste un Dio, e allora Cartesio e poi il cosiddetto, la cosiddetta filosofia razionalistica crederà di poter dimostrare l'esistenza di un Dio che garantisca la corrispondenza tra il cogitatum e la realtà in se stessa, sì che non si potrà più dire che ciò che pensiamo è apparenza. E Kant rileva che questo ponte, ripeto anche qui, non è un camminato epidoco alle gambe, ma è un pensare, appunto, Cartesio pensa l'esistenza di Dio. E allora la realtà in se stessa è necessariamente inconoscibile. Non è possibile andare oltre il cogitatum. Andare oltre il cogitatum vuol dire andare oltre ciò che appare diveniente. È metafisica. Metafisica vuol dire al di là della physis. E physis vuol dire luogo della generazione della morte, del diventare altro. E poi a sua volta Kant è messo in questione dall'idealismo, che oggi purtroppo anche quando c'è bravura analitica, penso soprattutto alla filosofia analitica del nostro tempo, che ripropone il tema del realismo, ma lo ripropone all'interno di una mentalità così poco sensibile alla struttura storica, e che accade spesso che riproponga la filosofia del nostro tempo, soprattutto la filosofia di tipo anglosassone, e teme che il pensiero filosofico, la tradizione filosofica, aveva esplorato ben più radicalmente di quanto non accada nel pensiero contemporaneo. Cioè il tema del realismo, che oggi sembra una novità, il tema del realismo incomincia con l'inizio del pensiero filosofico, là dove il diventare altro è inteso come esterno, indipendente dal pensiero, e insieme come pensare. E poi con la filosofia moderna, là dove il diventare altro è inteso come contenuto del pensiero, mi viene in mente la definizione di Cartesio di pensiero. La dico prima in latino o in italiano? Guardiamo. Dice Cartesio: e omnia tutte quelle cose, quatenus in nobis sunt, in quanto sono in noi, et in nobis fiunt, e divengono in noi. Questo diventare è appunto il diventare altro delle cose. Per questo, incominciando prima questo discorso, avevo parlato della dislocazione del diventare altro. Il diventare altro è da prima, ripeto, è da prima esterno, indipendente dal pensiero e accessibile al pensiero. Con la filosofia moderna diventa il contenuto originario del cogito. Appunto, siamo citando Cartesio, era omnia quatenus in nobis sunt, et in nobis fiunt, e poi continua, et in nobis eorum conscientia est, e in quanto noi abbiamo coscienza di questo diventare altro. E poi la dislocazione, stavamo dicendo, si ripropone quando Kant capisce la necessità di affermare l'inconoscibilità di quelle cose che in quanto conoscibili lui chiama la cosa in sé, das Ding an sich. Non può essere conoscibile, no? Cioè non si può uscire dall'apparenza che in Kant diventa però strutturata in modo tale
da rendere possibile lo stesso sapere scientifico, l'ordine della realtà, ma il cogito di Cartesio rimane apparenza con Kant rispetto alla cosa in sé. L'idealismo, dicevo, avevo cominciato a dire prima, mette in questione lo stesso criticismo kantiano, lo mette in questione nel senso che l'idealismo rileva che anche la cosa in sé è un pensato, quindi non solo è inconoscibile, ma in quanto pensata non è una cosa in sé, è una cosa per noi, appartiene essa stessa al cogitato. Non può esistere una cosa in sé, una realtà in sé, sia pure considerata come inconoscibile. Ecco, era quest'ultimo tratto, lo dicevo prima, il pensiero contemporaneo digerisce a fatica, forse anche perché nei paesi anglosassoni il neoidealismo si è presentato in forme più deboli, anche se molto interessanti, del modo in cui il neoidealismo si è presentato in Italia. Continuo a dire da tutte le parti che noi italiani non capiamo la potenza del pensiero di Giovanni Gentile. Si è fatta un'indigestione del pensiero di Giovanni Gentile, soprattutto in relazione alla cosiddetta vicinanza di Gentile al fascismo. Ma questa vicinanza non pregiudica la potenza che l'idealismo raggiunge nel concetto gentiliano di pensiero, dove, come Hegel aveva notato, si ripristina il concetto iniziale, per cui il pensiero, pensando, non è più apparenza. Con Kant è apparenza rispetto alla realtà in sé. Ma se non esiste una realtà in sé, la cosiddetta apparenza non è apparenza di una realtà. E questo l'aveva capito benissimo anche Nietzsche, quando in un celebre frammento dice: se non c'è una verità in sé, non c'è nemmeno un... E questo è Nietzsche, che su questo punto è totalmente debitore rispetto all'idealismo: se non c'è una realtà in sé, non c'è nemmeno un'apparenza. L'idealismo appunto sostiene, ritornando in questo modo mediato alla posizione iniziale del pensiero filosofico, e sostiene che il contenuto del pensiero è la realtà. Non si capisce nulla dell'idealismo se si crede che sia una specie di soggettivismo che riduce tutto al prodotto del nostro cervello. No, il pensare, quel pensiero che include il presente, il passato, il futuro, il pensiero, proprio perché non c'è un al di là, non è apparenza rispetto all'al di là, ma il pensiero, pensando, il cogitatum, pensa la res. E in questo modo, quanto abbiamo ancora? In questo modo, ragazzi, accade che, se mi sono fatto un po' capire, che noi si passa da un atteggiamento in cui noi anche oggi siamo convinti che la produzione, distruzione delle cose, che è essenzialmente legata al diventare altro, siamo convinti che la produzione, distruzione avvenga quando agiamo. E invece nel processo che conduce dal realismo iniziale al realismo-idealismo terminale, e in questa situazione si fa innanzi il concetto che non solo noi abbiamo potenza, la nostra volontà ha potenza quando è azione pratica, quando è ciò che Aristotele chiama poiene, produrre.
Ma no, la nostra volontà ha potenza anche in quanto il pensiero è produttore della realtà. In che senso produttore della realtà? Nel senso che il diventare altro delle cose, per l'idealismo, il diventare altro delle cose è un espandersi, è un prodursi, è un crescere, e anche un morire, dell'unità di pensiero e di essere. Ma questo processo in cui noi siamo, la nostra volontà sfonda la barriera non soltanto sul piano pratico, ma anche in quanto è pensiero. Questo concetto comincia già con Cartesio, perché quando Cartesio dice che il cogitatum, che le cose che stanno dinanzi non sono la realtà in se stessa, e incomincia a dire proprio questo, che il mondo che ci sta dinanzi è in quanto pensato, in questo senso è prodotto del pensare. E si fa innanzi questo concetto per il quale lo stesso pensare produce la realtà. Quando si arriva alla conclusione di questa dialettica tra pensiero e essere, tra certezza e verità, incomincia un altro grande capitolo del pensiero filosofico, dove per la seconda volta l'uomo uccide Dio. E l'uomo uccide Dio all'inizio, dopo essere